Ancora qui al Teatro Marconi per il Festival Teatrame insieme alla compagnia Buona la Prima, che vado a presentare un po' per quanto riguarda i personaggi che ci sono qui con me. C'è Angelo Mansueto che è anche il regista e poi ci siamo anche sentiti per un'altra intervista, Deborah Collocola, se sbaglio voi mi correggerete carissima persona, Michele Gigante, Angelica Giovinazzi e Saverio, il più piccolo della compagnia, giusto? Abbiamo anche lui. Giustissimo. Giustissimo. Gli altri sono qui attorno, non si vedono, ma ci sono tutti. Li vuoi nominare tu così almeno facciamo almeno la nomina a Ecco, tutti. tu metti a durissima prova la mia memoria, però ci proverò. Abbiamo anche Rita De Vitis, Caterina Carriero, Annalisa Giordano, poi abbiamo Pamela Di Giuseppe, Grazia Campanelli e a scalare, insomma. Siamo 11, purtroppo Siete gli tantissimi. europei sono finiti, abbiamo vinto, quindi va bene così. Va bene, allora voi sarete in scena con uno spettacolo particolare che è Padiglione Sordo e che parla diciamo, della chiusura definitiva finalmente dei manicomi, quindi relativi alla legge Basaglia. Io ti avevo chiesto, ti avevo già fatto questa domanda di cosa ne pensavi, ma tu hai detto io sono troppo giovane, non c'ero all'epoca, però è una legge che ha veramente, diciamo, che ha rivoluzionato il modo anche di vedere queste malattie, anche perché sappiamo che poi c'è tutta una storia dietro, ci si potrebbero scrivere libri e libri sui manicomi italiani e non solo. Cosa vi ha attratto, ti ha attratto soprattutto di questo argomento? Beh, sicuramente il loro modo di comunicare, però prima di questo, ripeto, io non ho vissuto la legge Basaglia in prima persona, però con notizie storiche sappiamo benissimo che all'interno dei manicomi venivano internate persone con la malattia non avevano nulla a che fare. Parliamo di orfani, parliamo di prostitute, parliamo di clochard. Insomma, diciamo il feticcio dell'umanità doveva essere nascosto, quindi non doveva andare per strada. E questa cosa mi ha chiaramente attirato molto e ho scritto questo testo proprio perché volevo arrivare. Cercare di arrivare per quanto sia possibile all'anima di queste persone escluse, non tanto alla storia in sé che ormai conosciamo tutti, però l'anima mi interessava parecchio e ho cercato e abbiamo cercato tutti insieme di lavorare per tirare fuori queste anime che erano già sospese, quindi difficili da catturare, abbiamo cercato di metterle tutte su un palcoscenico per far vedere il più possibile la normalità di questi matti. Io chiederei a ogni componente del gruppo che ti accompagna una brevissima proprio informazione sul personaggio che porterete in scena. Certo. Dunque, io sono gamba lunga, una donna, diciamo così, fissata un pochettino con la storia degli indiani d'America. È una donna che ha molto a cuore la storia appunto degli indiani d'America. Ovviamente si porta dietro un bagaglio personale, importante e, spero di riuscire, insomma, a dare il massimo per renderlo vivo. Non solo attraverso la mia persona fisica, ma attraverso quello che riuscirò a dare, a tirare fuori dal di dentro. Quindi, insomma, questo ce lo auspichiamo tutti e speriamo che sia così. Trasmettere, ecco, trasmettere l'emozione. Perfetto, bravo. Grazie. Io interpreto il meccanico che in realtà non è un vero e proprio malato di mente, non ha una malattia, è solo che ha vissuto una forte delusione e quindi ha trovato la sua staticità, il suo ambiente naturale. Portando lì un tubo, che poi si vedrà in scena, portando lì un aggeggio, ha trovato il suo ambiente naturale dove si sentiva più protetto. Per cui,
succedeva anche questo, insomma, ci si rinchiudeva anche da soli in manicomio. E ovviamente poi stando lì un po' prendi l'anima di tutte quelle menti fuori dal normale, diciamo così. Perfetto. Il mio personaggio è l'orfanello, che è un bambino che della mia età, che racconta il proprio passato molto complicato. Infatti è così complicato che non si può raccontare. Però anche lui trasmetterà il suo. Invece il mio personaggio è la poeta. È un personaggio che subentra successivamente all'interno del padiglione, ecco, dello spettacolo, e arriva per studiare i matti. Ovviamente il mio è uno dei personaggi normali, e all'interno dello spettacolo poi piano piano si integra realmente con il resto del gruppo. Allora, diciamo normali, lo metto sempre tra virgolette, certo, ovviamente. Certo. Quanto di normalità c'è in ognuno di noi, assolutamente, certo. In questo caso. Allora, abbiamo detto che sarà comunque uno spettacolo che cercherà di emozionare, sì. Di mandare messaggi. Qual è quello che volete, vorreste anzi, perché volere è un verbo molto forte, invece vorreste che arrivi soprattutto al pubblico? Beh, innanzitutto sicuramente quello di smacchiare questa, con la candeggina, con un calce disinfettivo, non so con che cosa, però smacchiare questa macchia nera dell'umanità, e quindi renderla finalmente visibile e priva di vergogna, perché insomma la malattia mentale esiste e non possiamo girarci le spalle, molto spesso è stato fatto, e quindi il nostro intento è quello di metterla comunque in risalto e arrivare al cuore, all'anima e anche all'intelligenza delle persone, dello spettatore, e farsi due domande, due conti, e magari riscoprirsi un po' più umani tutti quanti. È una cosa che sto chiedendo a tutti, a tutte le compagnie: siete pronti per andare in scena? Attualmente no, saremo pronti nel momento giusto, perché essere pronti adesso non serve. Saremo pronti nell'ora giusta, saremo non pronti, prontissimi. Allora, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie, viva il cacciatore.